Amici di Fisera TV, appassionati di hockey, ben collegati dal Palladante di Tristino per la 22esima giornata del massimo campionato nazionale di hockey su pista. Si affrontano questa sera GS Hockey Tristino contro Amatori Vasken Lodi, la 22esima giornata appunto del massimo campionato. Due squadre che si affrontano, pensate un po', per la quarta volta in questa stagione dopo le due gare di Supercoppa, dove in entrambe ha avuto la meglio la formazione allenata da Thiago Sousa, e poi nella giornata numero 9 di questo campionato, dove il risultato finale è stato di un bellissimo 3-3 con le reti di Nahera Fernandez e Antonioni per il Lodi, a cui hanno risposto la doppietta di Giulio Cocco e il gol di Reinaldo Garcia. Andiamo a leggere le due formazioni con il numero 1 Stefano Zampoli per il Tristino, 6 per Andrea Malagoli, 7 il grande ex Giulio Cocco, 8 per Gioele Piccoli, 9 Giulio Piccoli, 17 un altro ex João Pinto, 66 Mendez, l'ennesimo, 71 Gavioli, per cui ci sono 4 ex in questa gara. Reinaldo Garcia con il 57, 10 per Bruno Sgarria. Lodi invece si presenta con il numero 12, il campione del mondo in carica, Valentin Grimalt, il 63 Morgan Antonioni, 44 Davide Nadini, 7 per Pablo Nahera, 9 per Felipe Fernandez, 5 l'ex Alessandro Faccin, 54 per Andrea Fantozzi, 4 Lorenzo Giovannetti, 68 Liam Bozzetto, e con il 49 Riccardo Porcherra, allenati da Pierluigi Bresciani. Due squadre che sono le uniche due squadre italiane in cui sono passate ai quarti di Champions. Eccoci Gabriele, ben ritrovati a tutti anche da parte mia. Sì, diciamo che possiamo dire che questa è una sorta di quarti di finale di Champions League, e va fatti tutti i complimenti possibili a queste due squadre che sono arrivate in un punto insomma storico per entrambe. Il Tristino, lo ricordiamo, è arrivato anche l'anno scorso in questa fase, cioè ai quarti di finale. È stato buttato fuori proprio dall'Oliverense, per cui insomma sarà una sorta di rivincita. Per il Lodi invece ci sarà un avversario tosto, l'abbiamo visto noi qui giovedì sera, e sarà una partita molto difficile per il Lodi, sia al Pala Castellotti che soprattutto al Dragao di Oporto. Il Lodi che è riuscito a staccare il pass per i quarti di finale nella partita contro il Saint-Omer, vincendo per 2-0 dopo una partita tesissima. Sì, l'abbiamo vista insieme mentre commentavamo la partita con il Porto. Insomma, la pista del Saint-Omer l'abbiamo vista, una pista piccolina, molto calda, pubblico praticamente dentro la pista, hanno spinto tantissimi i propri giocatori, quindi dal punto di vista caratteriale, grande prestazione da parte dell'Odi, che insomma, se andiamo a vedere anche gli ultimi numeri, è una delle squadre oggettivamente più in forma del campionato, quinto in classifica con 39 punti, 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte per il Lodi che comunque ha una continuità di rendimento pari sicuramente al duo di testa Forte e Tristino invece, che insomma viene dalle fatiche europee, entrambe l'hanno avuta, ma insomma Tristino si è sfidato molto contro il Porto, e quindi sarà interessante vedere come le due squadre giocheranno, sia dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche quanto reggeranno dal punto di vista fisico. Zampoli, Malagoli, Gavioli, Cocco e Pinto per il Tristino. Grimalt, Fernandez, Nahera, Faccin e Antonioni invece il quintetto iniziale scelto da Pierluigi Bresciani. Il primo possesso di fatto ce l'ha la squadra di casa con Gavioli, si fa vedere sulla sponda Malagoli, anche lui altro ex, parliamo anche il conto di quanti ex ci sono in questa gara. Gavioli ha seguito da retroporta, riesce a gestire per Cocco in prima intenzione. Grimalt deve subito scaldarsi i guantoni, e allora Faccin per il possesso del Lodi deve cercare la pallina in avanti. Fernandez però non è attento, non riesce ad andare sull'angolo, allora facile preda di Giulio Cocco. Malagoli rischia qualcosina in mezzo al campo, recupera palla Pablo Nahera, lascia spazio ad Antonioni, va di rovescio, anche lui non c'entra lo specchio della porta. Prima conclusione della gara del Lodi e di Antonioni, scambio ora con Faccin. Rischia qualcosina sul pressing di Malagoli, manda in avanti, scadono i 5 secondi, Pinto per Malagoli, però
come fa segno il direttore di gara, c'è da ripetere. Sarà interessante vedere tanto dal punto di vista fisico questa partita, sia la sfida di Santomer che la sfida con il Porto, per queste due formazioni dal punto di vista delle energie psicofisiche hanno chiesto molto, due partite molto dispendiose, e quindi sarà davvero interessante vedere come riusciranno a gestirsi. Ovviamente hanno entrambe due panchine molto lunghe, il Lodi è una squadra che insomma probabilmente se ne è parlato anche troppo poco secondo me, Gabriele, in sede di presentazione di questo campionato, perché davvero è una squadra completa che soprattutto se vai a vedere rispetto all'anno scorso è una di quelle che ha cambiato di meno, e quindi può dare continuità all'ottimo lavoro che sta portando avanti Gigio Bresciano. Fernandez ora per il Lodi, gestisce verso Faccin, non c'è profondità quanto riguarda il Lodi, viene ora ad accorciare Fernandez, non trova spazio, si allarga bene il Tristino, chiude ogni linea di passaggio, punta ad arrivare ai 45 secondi, a far girare palla il Lodi, ora Antonioni cerca di sbrigarsela da sola, torna all'indietro, un bel passaggio proprio per Nahera, può prendere spazio Nahera, poi si dimentica della sfera, riparte 2 contro 1 il Tristino con Gavioli che saggiamente preferisce gestire. Sì, molto intelligente qui, poteva farsi un po' ingolosire dalla voglia di andare alla conclusione diretta, intelligente la sua giocata, adesso attenzione al contropiede dell'Odi. Con Pablo Nahera, è lui un po' il metronomo della squadra, il regista, si è vista la sua assenza nella trasferta di Forte Rimani, che di fatto è l'unica sconfitta nel girone di ritorno per il Lodi. Qui attenzione ad Antonioni in area di rigore, poi il Faccin ci mette la stecca Zampoli, insiste la squadra di Bresciani, Nahera prende spazio, va sull'esterno, ancora il set ex Sarzana, la sponda con Gavioli, eccolo il primo fallo di squadra del Trissimo. L'intensità iniziale da parte dell'Odi è quella che ci aspettavamo, sanno benissimo che se lasci l'iniziativa ad un Trissimo con un quartetto come questo puoi andare in difficoltà, e quindi hanno iniziato davvero forte con la voglia di andare a creare da subito grattacapi alla porta di Stefano Zampoli, che fino a questo momento insomma ha risposto presente nelle due volte in cui Antonioni lo ha chiamato in causa. Ricordiamo anche che il Lodi è una squadra parecchio in forma, come stavo dicendo prima, una sola sconfitta nel girone di ritorno in quel di Forte dei Marmi, in una gara in cui sono pesate e non poco le assenze di Nahera e Antonioni a causa di per entrambi i casi due cartellini rossi rimediati nella trasferta di Montebello. Nahera a spazio, esce João Pinto per andare ad accorciare, Faccin litiga con la sfera, ancora il possesso proprio l'ex Trissino, poi bravo Malagoli a far uscire la palla dal rettangolo di gioco, quindi sarà rimessa in favore dell'Amatori. Faccin e Fernandez alla battuta, il portoghese va alla conclusione murata dai pattini di Giulio Cocco. Anche queste giocate qui, quelle un po' da fermo, possono essere determinanti in una partita che sarà all'insegna di un quasi totale equilibrio tra le due formazioni in pista, quindi insomma staremo a vedere quale delle due sarà più cinica e riuscirà a sfruttare al meglio le occasioni che andranno a creare. Certo è che insomma già questi primi 4 minuti e 30 secondi ci hanno fatto vedere un inizio di partita davvero con un'intensità molto alta. Lotta sulla sponda tra Malagoli e Antonioni, viene chiamato l'ingaggio a due dal signor Brambilla. Antonioni, poi Malagoli, contropiede Lodi, Faccin allarga per Nahera, in area c'è Fernandez, non riesce a servirlo, allora Nahera deve mettersi di proprio all'indietro. Antonioni, Faccin, ancora Antonioni, 0-0 ancora nell'altro campo collegato stasera, quello di Forte dei Marmi, con la sfida con il Telemedica Sandrigo, che tra l'altro sarà il prossimo avversario del Trissino sabato prossimo sulla pista del Telemedica. Fernandez crea spazio, Faccin chiude bene però la difesa del Trissino. È interessante sottolineare come Cocco stia sempre alto in marcatura su Nahera, sono probabilmente i due giocatori più tecnici in campo. Sì, e probabilmente uno deve marcare l'altro e l'altro deve marcare uno, nel senso che mi pare di poter vedere che si stanno francobollando reciprocamente da una parte all'altra della pista, per cui da un punto di vista proprio di accoppiamenti difensivi entrambi gli allenatori hanno evidenziato la necessità di andare uno contro l'altro. Triangolo tra Cocco e Gavioli che si chiude, ora all'angolo il 71, Pinto
Pinto alza, schiaccia Grimalt questa volta con i gambali a dirgli di no, poi Faccin perde una brutta palla messa nel mezzo, non si capiscono Gavioli e Cocco, era una buona chance per il Trissino ma ancora il giocatore in casacca numero 7 a guidare. Ora Gavioli deve uscire dal pressing di Nahera, lo fa molto bene scaricando su Malagoli, viene incontro Cocco, non si capiscono ancora una volta i due giocatori del Trissino. Sì, cenno di intesa comunque tra i due, non si sono capiti su quello che doveva essere il movimento offensivo da fare da parte di Cocco. Adesso l'iniziativa è ancora nelle stecche dei giocatori di Bresciani, che sicuramente hanno iniziato davvero con un'intensità di gioco molto molto alta, e adesso attenzione al contropiede del Trissino. 3 contro 2, Malagoli, Pinto e Cocco, eccolo qui Giulio Cocco, Grimalt lo aspetta lì. Bravissimo qui l'argentino ad anticipare la giocata del set trissinese. Si conoscono molto bene, ovviamente a questi livelli con questo tipo di squadre si sa che entrambe si conoscono a menadito e di conseguenza ogni azione ha movimenti studiati da una parte e dall'altra. Recupera palla il Lodi con Nahera, ora Faccin, si chiude bene il Trissino, insiste il set ex Sardana, mette il corpo davanti ad essa, ancora Nahera in alto e schiaccia, ci arriva con il casco Zampoli. Sì, anche in questo caso davvero grande giocata da parte di Nahera e altrettanto bella la risposta da parte di Zampoli. Come dicevamo, queste due squadre si conoscono talmente bene che davvero saranno decisivi i dettagli per portare a casa la vittoria. Scadono i 5 secondi per il Lodi nella propria metà campo, in compressione quasi tra Nahera e Grimalt, in quanto quest'ultimo voleva rilanciare, Nahera era più per la gestione. Punizione Trissino nell'angolo basso. Una cosa, Gabi, non abbiamo sottolineato in maniera adeguata a mio modo di vedere la bellissima cornice di pubblico che c'è stasera, strapieno il Paladante, addirittura hanno dovuto aprire una zona dietro la porta di Valentin Grimalt perché non ci stava tutta la gente che voleva essere presente stasera al Paladante. Il palo intanto da parte di Gavioli con la sua rasoiata al sesto minuto e 30 secondi e la rete di Reinaldo Garcia. Dal nulla Reinaldo Garcia dalla propria metà campo, probabilmente Grimalt non la vede partire e il Trissino è avanti. Dopo 6 minuti e mezzo di gioco arriva il gol numero 9 per Rey Garcia, filata da fuori appunto, Grimalt non la vede partire, lo possiamo rivedere da questo replay. Allora il settimo del primo tempo, cambia il parziale, Trissino 1 Lodi 0. Diciamo che stavamo proprio raccontando il palo colpito da Gavioli, era stato anche abbastanza sfortunato e nella ribattuta probabilmente io presumo che Grimalt fosse coperto perché è inusuale vedere un portiere del suo livello prendere gol da quella distanza, e fatto sta che insomma il Trissino è passato con questa rasoiata da distanza siderale da parte di Nero Garcia. E attenzione ancora contropiede del Trissino, Garcia rientra, Garcia attraversa, questo è un fenomeno. Di certo non lo scopriamo adesso, nel senso è uno dei giocatori dal curriculum più importante credo a livello planetario in questo sport, dall'altro punto di vista intanto ancora Mendez, 2-0 Trissino, raddoppio immediato da parte del Trissino, ancora lui, ancora Jordi Mendez che ultimamente riesce a trovare il gol con frequenza, è il suo 14° centro stagionale. Jordi Mendez, 2-0 Trissino. Incursione da parte del 66 e davanti a Valentin Grimalt, non sbaglia, Trissino 2, Lodi 0. Forse un parziale un po' troppo passivo per il Lodi che comunque stava facendo una buona gara finora. Ragazzi, ha fatto una giocata davvero circense il Trissino e la prova spesso con questa deviazione da davanti alla porta, e Mendez ha trovato una statistica che potrà non voler dire niente ma secondo me vuol dire tantissimo, 100° gol con la maglia blu celeste, e quindi insomma scrive la storia anche di questa società Jordi Mendez. Insomma, nonostante abbiamo detto essere diventato un giocatore completo, un giocatore tuttocampista, non ha assolutamente dimenticato come si segna, e tra tutte le competizioni in cui ha giocato in questo anno e tre quarti a Trissino ha segnato la maglia numero 100, il gol numero 100, per cui chapeau a Jordi Gol. Entrano in campo Nadini, Giovannetti e Fantozzi per il Lodi, quindi un triplo cambio da parte di Bresciani, sicuramente non contento
di questo minuto e mezzo di fatto che ha giocato a bassi toni il Lodi, in cui ha subito due gol ravvicinati, prima con Garcia, poi con Jordi Mendez. Cerca di farsi vedere in avanti proprio Nahera, dietro porta Nadini, si inserisce da questa parte Fantozzi, finta di corpo, si prende la palla e gestisce verso Giovannetti. Bello il triangolo con Nahera, ancora Giovannetti, sempre a cercare il Cardinal Nahera, ora va alla conclusione che Zampoli risponde. D'altronde adesso ci dobbiamo aspettare senza ombra di dubbio una reazione da parte del Lodi, che insomma è andato sotto e adesso deve per forza di cose rialzare la testa. Nadini cerca di fare un po' da pivot in area di rigore, poi non riesce a dare potenza alla propria conclusione, il 44 ex Valdagno e Monza. Mendez attaccato ferocemente da Fantozzi, recupera palla il 54, gestisce Giovannetti, ancora Fantozzi, prende velocità, c'è Garcia che gli sciuppa palla, poi Grimalt tocca verso Giovannetti. Nahera prende velocità, ancora l'ex Forte Marmino, Fantozzi, Nadini, non si chiude il triangolo con Fantozzi, allora il Lodi che cerca di gestire, perde palla però la formazione di Bresciani. Adesso bisogna vedere appunto come il Lodi riuscirà a rientrare in partita, più che altro dal punto di vista mentale, perché insomma quell'1-2 oggettivamente potrebbe far male a chiunque, però se ha una caratteristica da sempre questo Lodi è proprio quella di non uscire mai dalle partite. Allora Nadini gestisce Nahera, forse ha cercato un assist verso il secondo palo, sporcata dalla stecca di Ray Garcia, ora raddoppio nell'angolo, poi schizza nella stecca di Nadini, va all'indietro da Fantozzi, cerca profondità il giocatore lodigiano, torna all'indietro poi verso Nahera, prende lui spazio. Guarda, adesso credo che appunto sia proprio una scelta adesso quella del Trissino di giocare leggermente più in modo attendistico, lasciare un po' sfogare il Lodi, che oggettivamente dovrà alzare il ritmo per andare alla ricerca del gol che riapre la partita. Trissino invece che può proprio giocare in modo attendistico, quindi difendersi e ripartire. Time out chiamato da Thiago Souza a 15:41 al termine, per dare nuove indicazioni alla propria squadra. Entra in campo João Pinto e Malagoli. Quindi ci sono anche i due fratelli piccoli, mentre per il Lodi non cambia per Luigi Bresciani, sempre Nadini, Giovannetti, Fantozzi e Nahera in campo. Come abbiamo anche sottolineato prima, bella la cornice di pubblico presente alla Paladante, soprattutto con l'armata trissinese e la curva del Lodi che si fanno sentire. Sì, è la partita nella partita, no? Ci sono due delle tifoserie più calde d'Italia, e una tifoseria storica come quella del Lodi, una tifoseria invece che negli ultimi anni ha aumentato il numero e il calore dei propri componenti come quella trissinese, e due tifoserie estremamente legate alla propria squadra, e quindi è bella anche la partita che si sta giocando sugli spalti, fino a questo momento totalmente all'insieme della correttezza, qualche sfotto reciproco, ma è bello anche questo. La prende spazio, riesce poi a gestire verso Fantozzi, su di lui c'è Garcia, quasi si ostacolano, poi Fantozzi e Nahera deve gestire il Lodi con il proprio giro palla largo, però scadono i 10 secondi nella propria metà di campo. Sì, fase un po' di stanca, chiamiamola così adesso, nel senso che il Trissino ha calato un po' l'intensità, probabilmente era difficile anche per loro cercare di tenere quel tipo di ritmo lì, e il Lodi invece sta provando ad alzare il baricentro, ma nel frattempo intanto Nello Garcia ancora pericoloso. Ripartenza Lodi guidata da Giovannetti, cerca il no look per Nadini, contrasta Malagoli, poi riesce a ripartire Mendez, ben chiuso però da Pablo Nahera, i due si conoscono molto bene. Poi Pinto. Partita fino a questo momento di grandissima solidità da parte di Rinaldo Garcia, che insomma sta crescendo di partita in partita, si è lasciato alle spalle quel brutto fastidio muscolare che lo ha limitato per diverse settimane, adesso sta davvero facendo vedere che tipo di giocatore di livello internazionale è.
Mendez litiga un po' col controllo di palla, poi manda in avanti sull'angolo proprio per Rai Garcia. Si aiuta con la sponda. Ancora il 57 viene raddoppiato da Nahera, Inadi e Giovanetti, e quest'ultimo a recuperare palla per il Lodi, a gestire all'indietro per il Cardinal, che ora prende spazio, ne salta uno, può servire Giovanetti, chiusura di Gio Pinto. Allora 2 contro 1, Mendez e Pinto contro Giovanetti. Pinto sbaglia qui il passaggio, Jordi Mendez, si lamenta il capitano del Trissino, poi c'è fallo da parte di Nadini. Anche in questo caso adesso una partita compassata, diciamo così, molto spezzettata anche direi, perché comunque il punteggio in questo momento sta premiando Trissino e il Lodi sta cercando di trovare la soluzione migliore per riaprire la contesa prima possibile. Entra in campo Liam Bozzetto per il Lodi, giovanissimo giocatore in casacca 68, scuola Montecchio Precalcino. Garcia prende spazio e vuole l'assist per Malagoli, c'è la chiusura da parte di un giocatore lodigiano. Malagoli viene fuori dal blocco retroporta. Mendez, serie di blocchi in area di rigore, Pinto cerca di girarsi il tiro proprio sulla stecca di Fantozzi, che poi è bravissimo a gestire in avanti, non fa altrettanto Giovanetti. Allora Mendez davanti a Grimaldi, Mendez questa volta Grimaldi a dirgli di no. Sarebbe stato quasi troppo, però insomma Grimaldi ha confermato la sua grande capacità nella posizione. Qui c'è intanto un fallo netto su João Pinto da parte di Giovanetti. Tutta la punizione con Rai Garcia, che ha accennato il tiro, poi preferisce gestire il possesso e prendere velocità sulla destra, e poi la parata di testa di Valerio Grimaldi proprio sulla conclusione del portoghese. Malagoli va da Mendez, blocco di Garcia, va all'inserimento di Pinto, cerca di andare centrale, poi la conclusione volante di Jordi Mendez, non riesce a centrare lo specchio della porta, poi Giovanetti cerca di mettere la palla fuori dal campo, ha qualche problema il 4 del Lodi, che ora si accascia al suolo, speriamo non un problema muscolare, chiama il cambio però. Tegola da parte del Lodi. Adesso ovviamente dobbiamo cercare di capire di che cosa si tratta, ovviamente ci auguriamo che non sia nulla di grave, ma speriamo solo una botta per il giocatore ex Forte dei Marmi, insomma è una pedina molto importante nelle rotazioni del Lodi. Quantomeno esce con le proprie gambe, però possiamo vedere da qua, ora si rialza. Sì, probabilmente non è nulla di particolarmente grave per fortuna sua e per dello spettacolo ovviamente per tutta la partita. Mentre possiamo vedere in sovrappressione che il Sandrigo è andato in avanti per 1-0 contro il Forte dei Marmi. Ovviamente partita molto lunga, insomma c'è tutto il tempo per la capolista di riprenderla, la rete di Pietro Lazzarotto. Entra Felipe Fernandez al posto di Giovanetti. Il Trissino intanto è in possesso con Malagoli, non trova Gioele Piccoli negli indossi di Vale Grimalt. Ora Fernandez in una inedita posizione da ultimo uomo, lotta Garcia Bozzetto, a commettere fallo è l'ex capitano del Porto. Anche lui sicuramente ha sentito la gara giocata al Dodragao. Poi c'è il fallo di Gio Pinto, terzo fallo di squadra, così come il Lodi. Partita, lo dicevamo prima, mi ripeto un po', è molto spezzettata in questa fase e le due squadre adesso stanno cercando di riprendere il ritmo con cui avevano iniziato la partita, e lo sta cercando di fare anche il Lodi, che adesso prova a essere più pericoloso. Giocata centrale, sbaglia qui Nadini, 2 contro 1, Pinto e Piccoli. Pinto alla conclusione, di fatto tira addosso a Nadini, poi ancora João Pinto, poi c'è il fallo da parte del capitano, poi si accascia a terra, un colpo sul polso. Non è per nulla contento Gigio Bresciani dalla panchina, che ce l'aveva in particolar modo con Davide Nadini, probabilmente reo di non aver operato un corretto posizionamento difensivo. E adesso però la partita può riprendere, Lodi che adesso deve premere sul pedale dell'acceleratore per accorciare al più presto le distanze.
entrato Gavioli al posto di Gio Pinto. Attenzione qui Bozzetto che ha saltato Piccoli. Bozzetto, una conclusione sporca la sua, non c'entra lo specchio. Ancora Fantozzi, retroporta Bozzetto. Attenzione alla sua elevata tecnica del 68, serie di contrasti, rimane a terra Gavioli. Tanto c'è un giocatore del Trissino a terra e nel contrasto con Bozzetto, tra Gavioli e Bozzetto. Non so se si può rivederlo, ma è difficile, non ce la facciamo. Ad avere la peggio il 71. Si rialza anche lui. E ripeto, adesso bisogna tenere calma la situazione perché continua a essere molto spezzettato il match, con contrasti al limite su ogni singola azione. E il tempo scorre molto lentamente, siamo ancora a 11:23 dall'intervallo e quindi insomma si sta giocando poco, proprio perché ci sono continue interruzioni, cosa che invece non avevamo visto giovedì sera contro il Porto, Gabri, perché se ti ricordi insomma le nostre corde vocali avevano avuto qualche piccolo problema non potendo fermarci nemmeno un secondo. Asciugare la pista, le palla Dante, mentre rivediamo qualche azione saliente della gara. Punizione per il Lodi, Bozzetto e Fernandez al punto di battuta. Portoghese cerca di scambiare con Nadini, ora va di rovescio, troppo alto il tiro del 44 ex Valdagno. Rimessa a Trissino, Piccoli tocca per Cocco, viene incontro Malagoli, servito in corsa, poi lascia sul posto Fantozzi, Malagoli può puntare, Malagoli, Grimalta questa volta con i gambali, ha chiuso bene sul primo palo, probabilmente l'aveva anticipato, aveva capito bene dove voleva metterla Malagoli e è andato a chiudere sul primo palo. Intanto si è accesa la spia del time out per il Trissino, che probabilmente c'è Tiago Sosa che vuole correggere qualcosa nei meccanismi di gioco blu celeste. Bozzetto può prendere velocità, scambia centralmente invece per Felipe Fernandez, triangolo poi con Fantozzi, ancora Bozzetto, retroporta, viene incontro Nadini, serie di blocchi, Nadini e Fernandez cercano di smarcarsi in area di rigore avversaria, Nadini prova la girata troppo facile, centrale per Stefano Zampoli, Fernandez tocco con Bozzetto, recupera Malagoli, Gavioli, fa vedere Gioia Piccoli, viene servito in corsa il numero 8, si dispone a rombo il Lodi, blocco di Cocco, lo sfrutta momentaneamente Gavioli, va dall'altra parte a cercare Malagoli, cerca poi altrettanto l'assist per Piccoli, ora Fantozzi la conclusione sporcata dalla stecca di Gavioli, si trasforma in un contropiede del Trissino, Gavioli rientra, Gavioli slalom, Gavioli e sfonda la rete, parete. Che gol, meraviglia di Davide Gavioli, 3-0 del Trissino, slalom gigante del 71 e mette la pallina in rete, gol numero 22 in campionato, lo rivediamo qui, ne salta uno, ne salta due e poi in accompagnata la mette dentro, pallina che supera la traversa e allora a 10 minuti al termine del primo tempo, Trissino 3, Lodi 0, la firma bellissima da parte di Davide Gavioli. Beh, insomma direi che è partito un missile terra-aria, Grimalt non l'ha nemmeno vista, secondo me è davvero un grandissimo gol da parte del Trissino con Gavioli e quando il Trissino attacca e mette questa intensità di gioco è difficile per tutti stargli dietro. Tanto pareggio del Forte dei Marmi, non so se l'avevi sottolineato prima. Con il pareggio appunto del Forte dei Marmi fermato Eric Turner, allora ne approfittiamo per dire anche i risultati delle gare sempre della 22esima giornata giocate ieri sera, scontro salvezza tra Giovinazzi e Breganze che si è concluso con un bel pareggio 3-3, così come tra Grosseto e Montebello, vittoria invece interna per il Valdagno 3-1 sul Monza, 5-3 invece tra Follonica e Sarzana e poi Bassano al chiamiamolo turno di riposo contro il Vercelli vincendo la partita per 10-0. Un campionato che piano piano insomma direi che si sta delineando quelli che sono i
valori oggettivi, reali delle varie squadre. E adesso ci sarà un momento della stagione in cui si sormonteranno sia la parte italiana che la parte internazionale delle partite, quindi per i giocatori sarà davvero importante riuscire a tenere alto il livello del proprio rendimento sia fisico che mentale. Cocco cerca in avanti Malagoli, difende benissimo la sfera, ancora Malagoli in area, viene chiuso da Fantozzi, ancora Trissino con Piccoli, Cocco, Garcia, bello il quadrato messo in atto dal Trissino per cercare di attaccare la porta, poi contrasti tra Grimalt e Piccoli, punizione in favore dell'Odi. Sì, adesso ovviamente sta iniziando a farsi sentire anche la parte fisica, quindi intensità molto alta in ogni singolo contrasto. Fino a questo momento abbiamo modo di vedere anche molto bravi gli arbitri a tenere in mano le redini di una partita che insomma potrebbe diventare difficile da gestire. Piccoli dietro porta, Malagoli, Cocco, tanto spazio, salta Fernandez, Cocco dentro per Piccoli che non riesce a ribadire il 4-0 del Trissino. Si vede però il potenziale offensivo del Trissino. Sì, è un Trissino che insomma quest'anno, l'abbiamo ribadito in tutte le salse, ha delle caratteristiche totalmente differenti dal punto di vista del gioco rispetto al Trissino che abbiamo visto negli ultimi due anni. Ma intanto c'è un fallo tra virgolette a pallina lontana di Antonioni su Nalo Garcia ed è, mi pare, il quarto fallo di squadra da parte dell'Odi. 4 ne ha commessi anche il Trissino. Dicevamo di un Trissino che ha cambiato un po', forse anche tanto, il suo modo di giocare rispetto al passato e di conseguenza adesso sta cercando di trovare ancora di più la propria dimensione sia in ambito italiano che in ambito internazionale. Time out chiamato da Pierluigi Bresciani a 8:41 al termine della gara, del primo tempo. Mentre il Forte dei Marmi passa in vantaggio contro il Sandrigo per 2-1 con il gol di Jean Galbas. Giocatore che insomma da queste parti si è fatto conoscere. Sì, insomma, ha conquistato qualcosina ecco, diciamo così. E è un giocatore insomma che si è fatto veramente apprezzare, direi, ovunque abbia giocato e ha lasciato un bel ricordo anche qui. E quindi siamo felici per lui che abbia trovato questa soddisfazione personale, insomma sta costruendosi una nuova parte della propria carriera in quel di Forte dei Marmi. Vedremo se da qui alla fine della stagione ci sarà la possibilità di affrontarsi sul campo per andare a caccia di qualche trofeo importante in una possibile finale Coppa Italia anche. Sì, e non manca neanche tanto a quello, voglio dire, nel senso che ci siamo davvero vicini a quello che sarà un grande appuntamento che si giocherà proprio al Palaforte di Forte dei Marmi. L'anno scorso, lo ricordiamo, si è giocato qui al Paladante con vittoria del Trissino. Intanto altro fallo alla difesa ed è un po' il secondo fallo consecutivo che viene fischiato con questa sorta di accompagnamento verso il suolo da parte della difesa dell'Odi sugli avanti trissinesi. Partita che comunque rimane molto tranquilla da quel punto di vista lì. 4 falli commessi dal Trissino e 5 adesso dall'Odi. Malagoli che tocca verso Cocco, tiro sporcato da parte del numero 7 Garcia, cerca il triangolo con Mendez, preferisce gestire da Giulio Cocco. Mendez ci fa vedere Malagoli in area di rigore, seguito uomo da Antonioni, scambio con Garcia, allora si inserisce Jordi Mendez. Garcia non trova il corridoio giusto per servire il 66, tiro di Cocco murato dalla stecca di Fantozzi, allora Faccin recupera benissimo Malagoli in fase difensiva. Mi sorprende davvero questa velocità, questa intensità difensiva del Trissino. Pensavo che magari avrebbe pagato qualcosa, che si sarebbe fatto sentire un po' di più sulle gambe le fatiche della partita con il Porto, però insomma intanto c'è un problema, si è incastrata la stecca di Felipe Fernandez tra le gambe di Malagoli. È stato veramente comico come siparietto. Malagoli
Prova il tiro da fuori, respinge questa volta Grimalt nonostante la deviazione di Jordi Mendez. Nelle file dell'Odi, sempre dal punto di vista del dispendio energetico e mentale, non va dimenticato, ecco, direi che hanno avuto una partita tosta di Champions giovedì sera e hanno anche avuto un viaggio di andata e un viaggio di ritorno in pullman, e chi insomma vive anche di sport e sa cosa vuol dire, è una variabile che va tenuta in considerazione, perché insomma tutti i tuoi bioritmi non sono quelli regolari, e quindi la stanchezza secondo me si fa sentire doppiamente. Anche perché giocare nella pista di San Domenico, sappiamo, è una pista molto particolare, riduce molto anche di fisico. Sì, sì, ma anche indipendentemente dalla partita dell'avversario, cioè vivere tra giovedì e venerdì, tra mercoledì e venerdì, due viaggi, Italia-Francia e ritorno, insomma lo senti a livello proprio di bioritmi personali, insomma, ecco. Quindi tanto fallo per il Lodi, quindi fallo commesso dal Trissino, 5 per parte adesso, 3-0 Trissino a 6-22 dall'intervallo di una bellissima partita che stiamo vivendo insieme qui al Paladante stasera. Nahera cerca l'invenzione verso Felipe Fernandez, la linea che ritorna sulla stecca del 7 Lodigiano, prova a prendere spazio, non lo trova, e allora si rifugia da Fernandez. Antonioni cerca di mettersi in proprio, deve andare a concludere, stanno per scadere i 45 secondi, pallina che non esce, e allora rimessa per il Trissino a 6 esatti dal termine. Mendez nel punto di battuta insieme a Gavioli, Pinto nel retroporta, più arretrato Cocco, eccolo qui, grande velocità, va sempre sul rovescio Giulio Cocco, ora lo scambio con Gavioli in aria, Pinto ha cercato, fuori davvero di un nulla, ha cercato il palo più lontano João Pinto, si sbraccia Thiago Souza per dare indicazioni ai suoi, Gavioli converge, Gavioli ancora, questa volta c'è la chiusura da parte di Pipe Fernandez, ora lotta sull'angolo, arriva il raddoppio anche del secondo giocatore dell'Odi, qualche trattenuta, poi ingaggio a due, no, punizione in favore dell'Odi già battuta da Fernandez che ora si lancia, sbaglia il passaggio, Faccina, viene fischiato un fallo ad Antonioni, sì, si sono toccati con il pattino Antonioni e João Pinto, tutto assolutamente nella norma, però sesto fallo dell'Odi. Pinto usa il corpo per difendere la sfera sul pressing di Faccina. Cocco incontro Mendez, eccolo Pinto, deve puntare Faccina in retroporta, riesce comunque a farla passare per Giulio Cocco, può pensare al tiro, eccolo chi arriva, non c'è però nessuna deviazione a impensierire Vale Grimal, bello diagonale di Nahera per Antonioni, può puntare Antonioni, Zampoli, bella la parata, allora si trasforma in 2 contro 1 con Mendez, Pinto per Mendez, l'anticipo di Nahera, questo vale come un gol e mezzo, questa giocata di Nahera veramente spettacolare, e aveva voluto servire il pallone, la pallina al compagno, il capitano del Trissino, e davvero grande giocata difensiva di Nahera. Eccoli qui ancora il Cardinal, prova a inventarsi qualcosa Alex Sarzana, Fernandez, Facin e Nahera cercano di smarcarsi in area di rigore, pallina per Fernandez, scambio con Facin, sempre chiuso benissimo nella propria metà campo il Trissino, recupera palla di João Pinto, può lanciare Gavioli, Pinto si mette in proprio, Pinto ha cercato di metterla sul primo palo, non si fa sorprendere Grimalt, ancora Pinto riesce a difendere sfera, a servire il Mendez, e poi è contropiede Lodi, è un 2 contro 2, Nahera e Antonioni, Nahera accompagna palla, contatto con Cocco, non c'è nulla, secondo il direttore di gara. Sì, gli ha detto in maniera evidente di rialzarsi, non ci sono state neanche particolari proteste da parte dei giocatori in campo, per cui presumo che la decisione arbitrale sia stata quella corretta. Adesso continuano le rotazioni intanto nelle file del Trissino, che sta girando davvero tanto la panchina a sua disposizione, forse anche di più del solito, proprio forse anche in considerazione del fatto delle due partite nel giro di pochi giorni, e quindi cercano veramente di dare tanti cambi per tenere sempre altissima l'intensità del gioco. Bellissima qui l'azione di Pablo Nahera, che aveva lasciato sul posto Jordi Mendez infiltrandosi nella difesa trissinese, bravo poi Zampoli a metterci la stecca, entrato Nadini per questi 3 minuti poco più che mancano al termine del primo tempo,
per dare più fisicità là davanti. Nahera, scippa palla Gavioli senza commettere fallo il 71. Gioca centralmente verso Pinto, ancora Gavioli. Tanto Gabriele, noi dopo lo ricordiamo già chi ci ascolta da casa, noi ovviamente ci prenderemo qualche secondo per tirare il fiato, ma tra il primo e il secondo tempo ci sarà una esibizione, una sfilata del settore giovanile non agonistico dell'Hockey Trissino, per cui insomma rimanete con noi e vi faremo vedere un po' quelli che sono i talenti del domani, che speriamo tra qualche anno andranno a calcare questa pista nei massimi livelli. Gavioli trova la diagonale verso Mendez, verso Garcia, chiusura da parte di Davide Nadini, che ora rischia qualcosa sul pressing di Malagoli. Nahera, Faccin, Antonioni, ancora Nahera, sembra all'indietro a cercare Faccin, la velocità del 5 proprio ex Trissino. Scadono però i secondi a disposizione nella propria metà campo. Vediamo se il Trissino preferisce gestire questi pochi minuti che mancano all'intervallo. Garcia, non si chiude il triangolo con Gavioli, Antonioni mette il corpo davanti e riconquista sfera. Quanto sta crescendo in solidità Nalo Garcia nelle ultime settimane, un giocatore che davvero sta dando un contributo di esperienza senza eguali, secondo me un giocatore insomma che dal punto di vista tattico è tra i migliori che ci siano in questo campionato e non solo. Tanto gli è fischiato un fallo proprio adesso ai danni di Faccin. 6 falli per parte mi pare, sì, e andiamo a 1:47 dall'intervallo di questa partita. Nadini al punto di battuta insieme ad Antonioni, va la conclusione fortissima quella di Morgan Antonioni, non c'entra però allo specchio, poi Malagoli va a lottare e Faccin ad allontanare sfera come può. Grande velocità Nahera, Antonioni, Faccin, Nahera, ancora Antonioni dentro per Faccin, cerca il secondo palo, non arriva la conclusione a destinazione, poi c'è fallo, il settimo del Trissino. A commetterlo è stato João Pinto. Sì, adesso come sempre anche in questo caso i falli potranno diventare una variabile dell'incontro, con il Trissino che è a 7, 6 invece sono quelli dell'Odio. Intanto ci prova Nahera, pallina troppo alta, si è lamentato per un presunto contatto sulla mano da parte di Nalo Garcia, gli arbitri gli hanno fatto cenno di continuare a giocare. Entriamo adesso nell'ultimo giro di orologio del primo tempo. Ancora Garcia a lottare con Nahera, non c'è fallo, buon recupero da parte del 7, poi non trova la profondità, forse all'Odi manca un po' di iniziativa offensiva. Adesso sai, c'è anche tanto delle due squadre, stanno giocando molto, specialmente l'Odi sta giocando moltissimo sui blocchi e quindi ogni singolo contrasto è molto duro. Adesso ne ha fatto le spese Morgan Antonioni, è rimasto a terra dopo un colpo subito alla schiena, possiamo rivederlo qui nel blocco con Malagoli, si cade male il 63 Forte Marmino. Quindi adesso siamo davvero lì negli ultimi istanti di primo tempo, Lodi che cerca di forzare e Trissino che cerca di difendersi, vediamo come andrà a finire. Non riesce a trovare profondità e possesso nella metà campo avversaria il Lodi. Gavioli, profondità, Pinto con Morgan Antonioni a pressarlo, ancora il 17, arriva il raddoppio da parte di Nadini, ma di Pinto riesce a gestire perfettamente, conclusione di Gavioli, non c'entra però lo specchio della porta e allora il Lodi ha l'ultimo possesso quando mancano 10 secondi al termine. Faccin in avanti per Antonioni e su questo passaggio di fatto si conclude il primo tempo con il Trissino avanti 3-0 con le reti di Garcia, Mendez e Gavioli.
risultato giusto, ci sta per quello che si è visto in pista fino a questo momento. Il Trissino ha saputo partire davvero forte, ha avuto quell'1-2 tra il settimo minuto e 30 secondi e l'ottavo che l'ha portato in doppio vantaggio con la conclusione da distanza siderale di Reinaldo Garcia e anche con la deviazione sotto porta di Jordi Mendez che ha segnato il gol numero 100 della sua carriera blu-celeste. E poi è stato Gavioli con un'altra bordata da fuori area a trovare la rete del 3-0, che è il risultato con cui andremo all'intervallo. Ma voi restate con noi, come dicevamo sempre, perché tra poco ci sarà l'esibizione, la sfilata dei bambini dell'attività non agonistica dell'Hockey Trissino, e poi ci sarà un secondo tempo tutto da vivere, perché state tranquilli, non è finita qui. Preceduti e accompagnati dalle evoluzioni del patrimonio motorizzato, entrano in pista e si presentano al pubblico i bambini e le bambine dell'attività non agonistica. Sono i piccoli atleti dei primi passi, primo, secondo e terzo anno a scuola di infanzia, quindi un po' più grandini del mini hockey, prima e seconda elementare. L'età è importante, ma al contrario di quello che si può pensare, più si è piccoli meglio è. Superati i primi momenti, pattinare sarà come fare una cosa naturale, tanto che i pattini diventano la sempre estensione. Facciamo un grande applauso. Dopo aver frequentato i primi passi, ai bambini e bambine vengono insegnate le nozioni di base per poter diventare giocatore di hockey in un'atmosfera non agonistica. Tre le formazioni del mini hockey dell'Hockey Trissino impegnate quest'anno, due squadre maschili e una tutta femminile. Anche se non tutti presenti, è giusto ricordare coloro che con tanta competenza, passione e pazienza riprendono per mano il primo giorno che arrivano in pista, per poi accompagnarli negli anni e portarli a disputare le prime gare. Sono gli allenatori Marco Pajares, Michela Vanni, Marco Casotta, Giovanni Giuliano, Marco Cerano, coadiuvati dagli atleti e atlete Alessandro Lutera, Mirko Anso, Sofia Bertinato, Eva Cairotto, Laura Rubega, Flaminio Rei, Edoardo Boscolo, Angelo Rubega e l'indispensabile meccanico Dottori. Facciamo un applauso, grazie. Adesso facciamo accomodare a centropista, preghiamo il presidente dell'Hockey Trissino Matteo Mastrotto, il vice Bruno Pacchin e il sindaco Davide Paccio
di voler entrare in pista per una foto ricordo della serata. Il sindaco non c'è? Il sindaco c'è? Bene, ringraziamo tutti quanti, facciamo un grande applauso ai bambini e alle nostre autorità. Adesso i bambini vi salutano come fanno di solito quando hanno finito l'allenamento o la lezione. Si mettono in cerchio. Adesso vi salutano. Facciamo ancora un grande applauso. Questo è il futuro dell'Hockey Trissino. Thank you.
Eccoci ricollegati dal Paladante di Trissino per il secondo tempo tra GS Hockey Trissino e Amatori Vaschino e Lodi. La formazione di casa avanti 3-0 grazie alle reti di Reinaldo Garcia, la centesima in maglia blu amaranto per Jordi Mendez. Sarebbe blu celeste, ma va bene, pardon. Sono sempre dei bei colori anche quelli. E quella di Davide Gavioli. Bene. Trissino in possesso, quindi in questo avvio di secondo tempo. Malagoli alla conclusione, fortissimo Grimalt, risponde presente e pallina che esce dalla metà campo, dal rettangolo di gioco. È sera anche per noi amici sportivi, quindi adesso cerchiamo di resettare tutto e ripartire pronti e carichi per raccontarvi il secondo tempo di questo Trissino Lodi, che insomma inizia con una partita che nel primo tempo sì, si è incanalata in un determinato modo, ma che adesso ha tutto il tempo per il Lodi per cercare di riprenderla. Va detto che all'andata è terminata 3-3 con un'altalena di emozioni, non l'avevamo ricordato prima, con il doppio vantaggio lodigiano con Antonioni e Naera, aveva accorciato Trissino con Cocco, aveva allungato di nuovo Fernandez. E attenzione, e poi Mendez, rientra Mendez, ha cercato il pallo più lontano. Il pari era firmato da Cocco e da Reinaldo, insomma una partita molto tirata, molto tesa, molto equilibrata, e quindi ci aspettiamo anche questa ripresa una partita di uguale intensità. Nahera porta palla per il Lodi a completare il quartetto esterno per Bresciani. Ci sono Giovannetti, Bozzetto e Nadini, mentre per il Trissino Malagoli, Gavioli, Mendez e Cocco, sempre con Zampoli tra i pali, mentre per il Lodi c'è sempre Vale Grimalt. Punizione per la squadra di casa. Malagoli al punto di battuta, indietro da Cocco e ora Gavioli. Malagoli cerca di farla passare, c'è il fallo di Bozzetto, non poteva fare altro qui il 68. Sì, adesso è un momento della partita in cui la ripresa deve riprendere ancora un po' di ritmo. Le due squadre stanno un po' studiandosi in questo inizio di ripresa. Il Trissino ha la volontà di non essere certamente passivo, ma di continuare a giocare la pallina. Lodi che adesso si chiude e cerca di ripartire comunque con un quartetto molto dinamico, con Nadini, Naera, Bozzetto e Giovannetti. Mendez va a strappare palla a Nadini da retroporta, ma la Goli di prima, anche lui cerca il secondo palo. Era la sua mattonella quella lì, era proprio la sua mattonella e la sua posizione del suo tiro ideale. Non l'ha colpita secondo me molto bene, la pallina è andata fuori non di molto. Naera all'indietro, Giovannetti, quindi anche Giovannetti che ritorna in pista. Ora Nadini cerca di fare a sportellate in area con Mendez, Nadini tunnela Cocco e poi Zampoli a mettere tutti d'accordo. Da segnalare, come spesso ricordiamo, quello che è uno spirito difensivo globale di tutta la squadra del Trissino. L'attaccante è il primo difensore, sembra una banalità trite ritrite, però è proprio così. Quest'anno c'è uno spirito di sacrificio diverso rispetto dal passato, e quindi è una squadra che attacca in 4 e difende in 4. Qui Malagoli, giocata fantastica, cerca poi l'assist, aveva fatto una giocata proprio da pivot vero, da vera punta, poi ora Gavioli prova la conclusione, pallina fuori. Sì, pallina che si impenna e il Trissino adesso sta tenendo maggiormente in mano il pallino del gioco in queste prime battute della ripresa, quindi c'è ancora tanto tempo però per i Lodi per cercare di riaprirla. È ovvio che insomma bisognerà vedere queste prime 5-6 minuti di secondo tempo e vedere come si andrà a incanalare questa ripresa. Giovannetti che è rientrato in campo dopo la botta subita nel primo tempo. Bozzetto cerca di farsi vedere, proprio Giovannetti viene servito sulla stecca, su di lui c'è Jordi Mendez, accenna il raddoppio Cocco, si rifugia da Nadini, ancora Bozzetto, deve farsi vedere Nahera, gli viene incontro, lo scambio ora con l'ex giocatore del Montecco Precalcino, Liam Bozzetto, Giovannetti, eccolo Bozzetto, seguito a uomo da Malagoli, sbaglia qui Bozzetto, Malagoli davanti a Grimal, Malagoli, Mendez, Malagoli! No!
non perdona Remida, mette il 4-0 e il Trissino mette la freccia. E la rete numero 9 in campionato per Andrea Malagoli, su errore di Liam Bozzetto, recupera palla, scambio con Jordi Mendez che non lascia scampo all'incolpevole Valentin Grimant, 2 contro 0 di fatto, scambio ravvicinato e poi con tutta la cattiveria agonistica che ha in corpo Malagoli la insacca, firmando il 4-0 per il Trissino a 21-10 al termine della gara. Sì, una gran bella giocata, un contropiede perfetto da parte del Trissino, avviato da Malagoli, finalizzato da Mendez e poi concluso proprio da Malagoli. Quando il Trissino gioca a questi livelli con questa velocità, davvero è difficile per tutti ed è anche uno spettacolo vederli. Dodi che comunque non ci sta, mette la testa nella metacampo avversaria, ma Malagoli un'altra volta riconquista palla, finta il rovescio per tornare indietro Cocco, troppo spazio, va la conclusione questa volta Grimalt, la lascia lì. Adesso sì, bisognerà vedere veramente dal punto di vista mentale adesso quanto il Lodi avrà la possibilità di cercare di rientrare in partita. Continuiamo a dirlo e io ci credo ancora, cioè che il Lodi non uscirà da questa partita ma cercherà di fare di tutto per riaprirla, perché è una delle caratteristiche principali di questa squadra. Poi insomma non dimentichiamoci, è una squadra che ha perso una sola partita nelle ultime 11, quindi una statistica che dice che questa è una squadra davvero competitiva, forte in ogni reparto. Nadini ancora trova Bozzetto in area, non trova un controllo giusto e allora il Trissino che ha la potenzialità di ripartire. Mendez però gestisce il possesso, entra in campo Garcia al posto dell'autore della rete del 4-0, Andrea Malagoli. Eccolo qui Garcia che scambia con Cocco, ora Gavioli, blocco di Mendez, lo sfrutta, chiude bene la linea di passaggio Giovannetti, allora il Trissino è costretto a ripartire da dietro con Giulio Cocco. Ora Mendez cerca di girarsi, Grimant ci mette il corpo, pallina giocata in avanti, Nadini converge, cerca e trova in conclusione di Giovannetti Zampoli, anche se non è stato chiamato, spesso chiamato in causa oggi, riesce a parare. Ora invenzione da parte di Ray Garcia che è andato a servire Mendez, ha cercato un extra pass, non c'è, dall'altra parte Giulio Cocco arriva a dire in rete. A volte sono proprio queste le partite più difficili per un portiere, cioè quelle dove non sei sempre sotto pressione, devi tenere sempre alto il livello della tua concentrazione, perché basta un tiro ogni tanto per metterti in difficoltà e per rischiare di vederti superare. Intanto viene richiamato verbalmente Jordi Mendez per quella che appariva agli occhi dei direttori di gara una presunta simulazione. Entra in campo Gioele Piccoli e João Pinto al posto di Cocco e Jordi Mendez, mentre scatta l'ottavo fallo di squadra del Trissino, 8 anche per il Lodi. Deve uscire dal pressing ora la squadra di Didi Bresciani a fare da punta, c'è Ale Facin, Giovannetti e Fantozzi al punto di battuta. Eccolo qui Facin che viene ad accorciare verso Nahera, Fantozzi, Facin, qui ancora Fantozzi appena entrato in gara anche lui in questo secondo tempo. Scadono i 5 secondi in favore della squadra lombarda nella propria metà campo. Piccoli cerca il triangolo con João Pinto, si chiude Piccoli in area di rigore, viene contrastato da Giovannetti, poi Fantozzi con la sua tecnica e velocità fa sua la sfera, manda in avanti a cercare Facin sull'angolo, seguito da Ray Garcia, scambio con Fantozzi. Ora c'è densità difensiva da parte del Trissino, costretto a giocare all'indietro da Fantozzi, prende velocità da questa parte, Nahera cerca di convergere, fa sportellato e con Gavioli, conclusione di Facin, murata. Ora il Pinto a gestire, dall'altra parte c'è Garcia, servito Gavioli dentro per Garcia, chiusura da parte di Fantozzi, Gioele Piccoli deve lottare con Giovannetti, Pinto sbaglia il passaggio, Fantozzi recupera, 3 contro 3 ancora Fantozzi, cerca la Veronica, recupera Gavioli, allora potenziale 2 contro 1,
Pinto cerca di inserirsi, recupera molto bene Andrea Fantozzi. Grande intensità, adesso siamo da una parte e dall'altra con le due squadre che stanno tentando di giocare con grande rapidità, anche molto corretta in questa fase la partita. Piccoli adesso si fa vedere dietro porta, altro giocatore da cui si aspetta molto, Thiago Souza, e vediamo adesso il Lodi invece come proverà ad accorciare le distanze e cercare di riaprire la partita. Contrasto tra Malagò e attenzione, Fantozzi cerca l'assist per Faccin, forse qui doveva andare a concludere direttamente 54. Sì, probabilmente si è fatto un po' incuriosire da quella possibilità di servire un assist al compagno, adesso invece ha provato la soluzione personale, è un altro giocatore veramente molto tecnico, molto interessante, lo conosciamo da diversi anni, e quindi staremo a vedere adesso come si incanalerà questa partita, che in questo momento vede il Trissino totalmente in controllo. Pinto trovato in area di rigore, la girata para Grimalt, fa ripartire di fatto il contropiede proprio il portiere argentino, bravo Gioeli Piccoli a gestire questo pressing da parte di Pipe Fernandez. Ora Gavioli mette l'acceleratore, viene respinto Fantozzi contro Piccolo, 2 contro 1, si inserisce anche Fernandez, non controlla palla il giocatore in casacca numero 9 lodigiana, riparte il Trissino con Ray Garcia, fuori Gavioli, entra Malagoli. Sì, continuano quelle che dicevamo, le rotazioni. Cosa aveva fatto Reinaldo Garcia? Aveva dipinto un'opera d'arte e no, gli è mancato solo di metterci la firma. È passato in alte schiaccia l'ex giocatore del Porto, poi non è riuscito a concludere verso la porta di Vale Grimalt. Lo possiamo rivedere qui, poi il contrasto tra Ray Garcia e Antonioni. Di certo non ci è andato piano il 63 ex Marbino, ancora a terra Reinaldo Garcia. Devono entrare i paramedici. Sì, una sembra averla sentita, bella botta, molto. Sì, perché comunque Antonioni è un giocatore molto fisico. Stiamo di certo rivedendo ancora una volta. No, questa era la serpentina da parte di Nalo Garcia, che adesso è davvero dolorante a terra. Eccolo qui il replay del contrasto tra Garcia e Antonioni. Sì, diciamo, a me è sembrato più uno spalla contro spalla, diciamo così, però probabilmente nel contrasto, insomma, Nalo ha sentito il colpo, adesso esce comunque in maniera autonoma al suo posto Giulio Cocco, e vediamo se avrà possibilità di rientrare da qui alla fine della partita, a mio modo di vedere sicuramente sì. Intanto una statistica da segnalare è quella inerente ai falli, 8 quelli commessi dal Trissino, 9 quelli del Lodi, quindi Lodi che ha esaurito il bonus dei falli a disposizione, e il prossimo, come regolamento vuole, sarà tiro diretto per il Trissino. Quando manca poco più di un quarto d'ora di gara, risultato ancora sul 4-0 a favore della squadra di Thiago Souza. Cocco che faceva ai compagni di giocare largo. Infatti parte molto largo Giulio Cocco per prendere velocità, trova in profondità Piccoli. Ancora Pinto, vede l'inserimento di Piccoli in area di rigore, Grimalt ci mette il guantone, ma grandissima intelligenza tattica da parte di João Pinto. Sì, ha provato Piccoli a incrociarla, non ha visto che Grimalt aveva già letto il suo tiro, aveva lasciato un piccolo varco sul primo palo, grande comunque parata di un Grimalt che di certo non lo scopriamo ora. 3 contro 2 in favore del Lodi, Fantozzi per Faccin che cerca l'accompagnata, finisce troppo larga. E allora Trissino può gestire un nuovo possesso in avanti a trovare Malagoli, prolunga per Piccoli, è andato poco fa vicino alla rete del 5-0 a lottare sull'angolo con Antonioni, lotta molto fisica ad averla meglio sembra essere il forte Marmino, ma in un secondo momento è bravissimo Gioele Piccoli a recuperare palla e il palladante lo applaude. Sì, adesso credo che possiamo ufficialmente togliergli l'etichetta di baby, ragazzino, quanti altri
nominio gli si voglia dare, questo è, signore e signori, un gran bel giocatore. E Thiago Souza anche nel pre-partita con il Porto gli ha riservato parole al miele, e d'altronde questo è un prospetto che, se continuerà su questa strada, insomma, credo che chi ama l'hockey italiano deve preservarlo nel miglior modo possibile. Può scrivere pagine e pagine di storia dell'hockey, non solo a Trissino, ma oserei dire anche a livello italiano. Non si può dire che comunque qui a Trissino sarà sempre il Boccia. Eccolo qui, proprio Gioele Piccoli, che è andato vicino alla rete del 5-0. Bastone troppo alto. Sì, ci è andato vicino. Ovviamente il pubblico, quando lui sta per fare un gol, si alza sempre tutto in piedi, e proprio perché, insomma, ha un feeling speciale con un ragazzo della propria cantera, e quindi, insomma, quando segna Gioele Piccoli veramente fisicamente viene giù il palazzetto. Antonioni prova a farsi spazio, il principe di Lodi che prova poi la conclusione che colpisce l'esterno rete. Ancora Faccina a trovare Antonioni, corpo davanti alla sfera, si fa spazio, cerca l'assist per Fernandez. Zampoli ci arriva con il bastone, contropiede del Trissino. Cocco e Piccoli, servito Piccoli, Grimalt, super parata di Valentin Grimalt. Ma che partita stiamo vedendo, Gabri, è sempre più intensa, sempre più bella, ci stiamo divertendo tantissimo a commentarla assieme a voi, insomma l'intensità è davvero elevata. Adesso comunque il Trissino, permettimi, ha rialzato nuovamente la velocità e l'intensità del proprio gioco. Mentre ricordiamo il risultato sull'altra pista, quella del Forte dei Marmi, avanti 4-1 sul Sandrigo. Malagoli perde sfera, va a recuperarla in un secondo momento, ma in un terzo arriva alle Faccine, che poi va ad Antonioni, scambio Faccin addosso a Zampoli, si fa sorprendere sul proprio palo. Pinto porta la palla nella metà campo avversaria per poi mettere in atto una nuova rete di passaggi. Pinto difende, sfera su Fernandez. Cocco può prendere in velocità Faccine, va sul rovescio, cerca di rientrare, ancora Cocco, forse il palo esterno, forse il guantone di Grimalt. Fatto sta che Pinto, una serie di finte, recupera Faccin, Fantozzi, può servire Fernandez, chiusura, poi Faccin respinge Zampoli, contropiede Trissino, Pinto contro Antonioni, ancora Pinto cerca l'assist per Malagoli, non si capiscono i due. E allora Lodi può ripartire, potenziale 3 contro 3 con Faccin raso terra, respinto da Gioele Piccoli, alla difesa dell'Lodi schierata, e allora saggiamente, come un veterano, preferisce gestire. Sì, adesso quello deve fare il Trissino, non deve esporsi a rischi inutili. Il Lodi invece ovviamente dovrà inventarsi qualcosa in questi ultimi 12 minuti di partita. Stiamo vedendo un Trissino in questa fase davvero padrone del gioco, padrone del campo, sta giocando con grande intensità ma anche con maturità davvero. E anche un po' col cronometro. Beh, giusto, direi che è una considerazione che ci sta, d'altronde sei avanti 4-0, l'avversario c'ha il bonus falli esaurito, è inevitabile che tu debba anche pensare un po' a giocare con il cronometro, però non ci sia niente di male, anzi. Attenzione qui la conclusione da parte di Faccin, parata da Zampoli. Ora Cocco alla difesa dell'Odi schierata, fa il giro di tutta la pista seguito da Fantozzi, riesce a passare, Cocco in area di rigore, mette tutti d'accordo Grimalt, insiste il 7 scuola Breganze, e poi scuola Valdagno, poi pallina che esce e c'è il timeout chiamato da Thiago Souza. Sì, un time out che adesso probabilmente serve più per far prendere fiato che non per dare delle particolari indicazioni tecnico-tattiche da parte del tecnico portoghese. Invece magari questo time out può servire un po' di più a Gigio Bresciani per cercare di cambiare qualcosa per quello che riguarda la prestazione dei suoi ragazzi. Ricordiamo poi che il Lodi tornerà in campo in casa il 9 di marzo, quindi sabato prossimo alle ore 21, per la sfida con l'Edil Fox Grosseto, insomma un'altra delle
prime sei del campionato, e quindi insomma sarà un incontro sicuramente importante per il Lodi, diciamo scontro diretto in ottica playoff. Grosseto che ieri ha trovato il pareggio contro il Montebello per 3-3 dopo essere andato sotto per 3-1. Brava la formazione di Achilli nel rimanere in partita e a strappare un punto alla squadra di Mauro Zini. Mentre qua si alza il volume per quanto riguarda l'armata trissinese, quando il Lodi ha un nuovo possesso ora con Felipe Fernandez. Va da Fantozzi, viene ad accorciare Antonioni. Fantozzi, bella rasoiata che finisce a fin di palo. Garcia, Mendez entrata al posto di Piccoli, ora Malagoli, ancora Malagoli da retroporta, c'è Antonioni su di lui, va a giocare verso Re Garcia. Malagoli, il tiro di Mendez respinto dai parastinchi di Fantozzi, che ora va a rubare palla a Jordi Mendez. Fantozzi, ancora il tiro sporcato dalla stecca di Giulio Cocco, ancora Fantozzi, bellissima giocata, troppo alta però la sfera. Un Lodi che adesso sta provando ad attaccare a folate, il Trissino invece comunque sta difendendosi con ordine, sta ruotando molto il roster a sua disposizione e quindi sta cercando magari, perché no, di provare a trovare un'altra rete. E la trova, e arriva adesso, con Jordi Mendez, fin troppo facile per il 66 spagnolo, incursione da parte di Giulio Cotto che passa in mezzo a due giocatori del Lodi, forse troppo spenta qui la difesa del Lodi e Jordi Mendez mette dentro il gol numero 15 del suo campionato. Oh, l'avevo chiamata Gabriele qua, 5-0 l'avevo proprio chiamata. E è arrivata, d'altronde anche lì quando Cocco si illumina in questo modo, davvero è infermabile da parte di nessuno, insomma davvero una grandissima giocata da parte di Cocco, e Mendez si è fatto trovare lì dove doveva farsi trovare. Antonioni sbaglia il passaggio, ora il Lodi sembra essere completamente uscito dalla gara. Cocco, cercato Malagoli, forse voleva un assist più arretrato il 6, ora Antonioni. Fernandez, ricordiamo che il Lodi è ancora a quota 9 falli, si dispone a rombo molto alto il Trissino, ora Fantozzi cercare assist, non c'è nessuno, allora contropiede del Trissino, Mendez in area cerca l'assist verso Re Garcia, ancora Mendez. Sì, adesso cercano anche ovviamente di far segnare qualche compagno, ci sta, intanto la festa grande è iniziata sulla curva degli Ultras, che insomma stanno apprezzando moltissimo quello che sta facendo il Trissino, continuano a sostenere la loro squadra i tifosi del Lodi, che sappiamo essere una tifoseria tra le più calde e vicine alla squadra che ci sembra. Fernandez ha cercato il rovescio, si lamenta Fantozzi perché voleva l'assist. Intanto Bresciani chiama il timeout a 8:34 al termine, cambi invece per il Trissino. Sì, probabilmente adesso Bresciani vuole provare a spezzare il ritmo, guadagnare qualche secondo, il Trissino invece in questo momento ha davvero in mano una partita che ha gestito, a mio modo di vedere, l'abbiamo detto prima, in modo estremamente maturo da squadra di livello, da squadra esperta che sa gestirsi, che sa come affrontare ogni impegno. Insomma, il Trissino sta crescendo di partita in partita. Adesso intanto è in scena l'abbiamo chiamato con Francesco Ferrari la volta scorsa, un timeout collettivo in casa a Trissino, con
Thiago Souza che ha dato qualche indicazione, poi ha fatto parlare João Pinto, si sono confrontati Reinaldo, Cocco, Mendez e Gavioli, e dicevamo, Gabriele, che il time out collettivo qualcuno lo vede come una cosa negativa, nel senso che si lascia parlare tutti. Io invece personalmente la vedo come una cosa di grande complicità tra mister e squadra. Sì, di fatto è un anche sapere il pensiero di i giocatori che proprio ci mettono il corpo in campo, per cui sì, l'allenatore vede tutto da fuori, però sono loro che alla fine sono in campo e vedono a 360 gradi. Fantozzi con quell'Odi cerca di impensierire quantomeno Zampoli con l'incursione da parte del 54 lodigiano. Quello difende, palla, riesce a servire a Antonioni, tanto spazio, non va alla conclusione, cerca l'assist e Zampoli si deve impegnare a parare. Vedi, torniamo al discorso di prima, Zampoli è da un po', magari adesso che non ha tanto lavoro, è stato reattivo a buttarsi su quella pallina, di fatto ci è andato sopra, l'ha bloccata ed è stato veramente molto molto sveglio, molto pronto a 8 minuti dalla fine. Pallina che si alza, va a finire nella metà campo dell'Odi. Poi Antonioni rischia molto il 63. Vediamo se gestisce, va in avanti Dannadini. Accorcia Fernandez. Fantozzi. Va la conclusione sporcata. Attenzione al suo tiro, attenzione al suo piatto. Mentre nella panchina del Trissino si sta preparando anche Bruno Sgarbia. E Giulio Piccoli. Sì, sì, probabilmente ci sarà spazio davvero per tutti stasera in questa partita che Trissino sta tenendo in totale controllo, e quindi possibilità di ulteriori, oltre a quelle che già ci sono state, rotazioni per il Trissino. Pallina mandata in avanti, Fernandez, c'è Nadini, subisce fallo il giocatore dell'Odi. E se questa è stata la scelta, credo che si sia esaurito anche il bonus per il Trissino. Vediamo un attimino perché il tabellone non si è ancora probabilmente aggiornato. Più un fallo tecnico, sì, esatto, da parte del Trissino, quindi si rimane sempre a 9-8 per quanto riguarda i falli. Nadini prova a retroporta Fernandez, deve saltare Giulio Cocco, non un compito facile. Fernandez poi trova, quantomeno cerca un assist verso Nadini, ora deve difendere, palla, si chiude il triangolo ma non c'entra lo specchio della porta il giocatore ex Valdagno. Fantozzi verticalizza, Fernandez accorcia Antonioni nel metà campo, subisce fallo da parte di Mendez, e questo sì, e questo è il nono, sì. È il nono, esatto, quindi da ora in avanti il prossimo fallo sarà a tiro diretto per una e per l'altra squadra. Le proteste di Antonioni perché volevano un aggancio che portasse al tiro diretto, ed ecco l'applauso del Paladante per il clean sheet di Stefano Zampoli al suo posto per questi ultimi 6:36. Bruno Sgarbia che probabilmente, Gabri, solo a Trissino può essere backup. Entra in campo anche Giulio Piccoli, il fratello di Gioele, per questi minuti finali. Antonioni, eccolo qui, è proprio a andare in contrasto con Giulio Piccoli. Il Garia ci mette la stecca, ancora Giulio Piccoli difende, palla, c'è il contrasto con Fernandez, fa segno che è andato sulla sfera Brambilla. E allora riparte velocemente Fantozzi, lascia sul posto Giulio Piccoli. Nadini colpisce male la sfera, ancora Fantozzi, respinta di Garcia. Sì, adesso è forcing dell'Odi che vuole premere sul pedale dell'acceleratore, provare anche perché no a costringere il Trissino al decimo fallo. Qui viene segnalata intanto una irregolarità all'Odi, quindi possesso Trissino. Andiamo a vedere insieme 6 minuti in cui davvero non siamo convinti che insomma c'è ancora molto da dire. Piccoli lascia palla a Gavioli in profondità da Mendez, accorcia in diagonale poi per Rey Garcia, cambia lato, Piccoli torna indietro invece da Gavioli, prende velocità
il 71, già autore di una rete, cerca l'assist in mezzo da Mendez. Garcia si inserisce, Giulio Piccoli, la deviazione, Piccoli la trova! Il primo gol in campionato per Giulio Piccoli e mette la partita di fatto in ghiaccio per il Trissino, 6-0, deviazione volante per Giulio Piccoli, tutto il paladante in piedi, l'abbiamo detto prima, quando segnano i fratelli Piccoli è sempre una festa qui al paladante. Primo gol in campionato per Giulio Piccoli e il Trissino che va a quota 6. L'abbiamo chiamata poco fa e ragazzi è arrivata una grande giocata da parte di Giulio Piccoli, davvero istinto del gol da parte di uno dei due canterani di casa trissinese, e quindi davvero il paladante è venuto giù letteralmente per la rete di Giulio ed è una grande soddisfazione per lui, una grande soddisfazione per tutto l'ambiente e lo è anche per chi insomma con questi ragazzi giovani ha lavorato tanti anni nel giovanile. Intanto Bruno Sgarri a 10 di Nonadini. Allora altra ripartenza per il Trissino guidata da Gavioli, cerca l'assist Davide Gavioli, sono 7 per il Trissino, sono 2 questa sera per Davide Gavioli, sono 23 per lui in campionato, 7-0 per la squadra di Thiago Souza che di fatto non ha lasciato scampo questa sera all'Lodi che va a esultare insieme a Bruno Sgarria. A 4:35, Trissino 7, Lodi 0. Sì, adesso sta prendendo forme esagerate, secondo me il risultato penalizza oltremodo il Lodi, però il Trissino è questo, cioè è una squadra che quando è in salute diverte e si diverte, lo sta facendo ampiamente stasera qui al Paladante contro il Lodi. Lodi che ha creato pochi problemi nella retroguardia prima di Zampoli, di Sgarria negli ultimi minuti. È mancato un po' di fantasia là davanti per la squadra di Gigi Bresciani. Ora prova a mettersi in moto Bozzetto, quasi lo ostacola Nadini. Lottare sull'angolo con Jordi Mendez. È punizione in favore del Trissino, già battuta in avanti per Jordi Mendez, quasi a tu per tu con Grimaldi, Mendez lo chiude, grande proprio giocata, vale Grimaldi. Sì, ma anche grande giocata difensiva di Antonioni che lo ha portato verso l'esterno e non gli ha dato strada libera per andare alla conclusione nell'uno contro uno con Grimaldi e quindi non è riuscito a andare nella conclusione diretta, quindi ottima la difesa del giocatore del Lodi. 3:20 intanto alla fine. Cocco verso Gioele Piccoli, quindi in campo i due fratelli canterani del Trissino, i due boccia come vengono chiamati qua a Trissino. E infatti adesso probabilmente definiremo illegale chiunque chiamerà boccia questi due ragazzi, perché insomma stanno dimostrando partita dopo partita di essere davvero dei giocatori che meritano di essere in questa categoria e lo fanno con grande maturità, ma al di là di quello che tutti voi vedete in pista, di loro due va sottolineato anche l'impegno, l'abnegazione, la voglia di imparare ogni singolo allenamento che hanno quando giocano insieme con tutti questi giocatori qui al Paladante. Loro dicono sempre che però è un onore giocare con tanti campioni, ma stanno diventando piano piano dei signori giocatori anche loro. Ora Gavioli proprio a cercare Gioele Piccoli, di testa para, ancora Cocco che va a cercare Piccoli che non riesce nel metterla dentro, poi lotta sulla sponda con Fantozzi, commette fallo, è il decimo del Trissino. Sì, e adesso andiamo al tiro diretto per il Lodi, era una pressione molto forte, troppo forse, sul portatore di pallina del Lodi e quindi adesso decimo fallo Trissino e tiro diretto per il Lodi con Fantozzi. Fantozzi che Pinto gli va anche a dire qualcosina per disturbarlo. 1-3 nei tiri diretti il parziale in stagione per Fantozzi. Quindi Fantozzi abbiamo contro Sgarria. Si attende il fischio dell'arbitro. Può partire il 54. Fantozzi, finta.
Fantozzi. Bello, segna il gol della bandiera, Andrea Fantozzi, 7-1, è il gol numero 8 per lui in campionato. In alza e schiaccia riesce a superare Bruno Sgaria, di pregevole fattura questo alza e schiaccia. Sì, ci ha provato Sgaria a intercettare la conclusione di Fantozzi, ma non ce l'ha fatta, e quindi arriva il gol del 7-1. Magra consolazione per il Lodi, ma insomma è un risultato che, come dicevo prima, probabilmente li penalizza oltremodo. Cocco, chiusura molto bene da parte di Bozzetto, che chiude la linea di passaggio da Cocco a Piccoli. E parlando di prospetti che porteranno alto il nome dell'hockey italiano per tanti anni, segnaliamo il giocatore con la maglia numero 68 dell'Amatori Basket Lodi, ricordando un mondiale che ci sarà da giocare a Novara. Sì, quello è un altro appuntamento che chi ama questa disciplina deve segnarsi nell'agenda, e quindi ci sarà davvero il meglio del meglio, quindi chi ha la possibilità di andare in quel di Novara, tu ci andrai disgraziato, chi ci andrà effettivamente avrà da potersi godere uno spettacolo meraviglioso. E quindi attenzione, Giulio Piccoli, tanto spazio, serve Cocco in area di rigore, Giulio Cocco non riesce a superare Vale Grimalt, disturbato nella difesa di Bozzetto. Di prima Fantozzi, Sgaria sul suo palo è attento, altra ripartenza trissinese, Giulio Piccoli preferisce gestire e andare da suo fratello Gioele, che ora prende spazio su Fantozzi. Ancora Piccoli sull'angolo, perde sfera, Nadini di prima in avanti per Bozzetto. A cercare, a trovare Nadini, va all'indietro da Andrea Fantozzi. Nadini scambia con Antonioni, ancora Fantozzi. Sembra essere molto stanco il 54. E ora tutto il pubblico del Paladante che applaude ai propri giocatori. Il Lodi alza la bandiera. E allora sono altri 3 punti per il Trissino, che conquista la 17ª vittoria stagionale, battendo il Lodi per 7-1. La tripletta di Jordi Mendez, poi i gol di Andrea Malagoli, Giulio Piccoli, Reinaldo Garcia e Davide Gavioli, mentre per il Lodi ha segnato Andrea Fantozzi. Ora ricordiamo i prossimi impegni: il Lodi settimana prossima ospiterà l'Edil Fox Grosseto, mentre il Trissino farà visita alla Telea Medical Sandrigo. Di fatto qui dal Paladante è tutto, io vi ringrazio per la compagnia e un felice risentirci alla prossima gara interna del GS Hockey Trissino. Buona serata.